Buongiorno e buon inizio settimana. Mi sono appena svegliata, giusto il tempo di lavarmi e prepararmi. Non ho fatto colazione perché stiamo andando al McDonald's o a un bar. Adesso vediamo, non sappiamo, siamo indecisi. Intanto Savio mi sta cercando di sistemare l'aggeggio. Buongiorno, buongiorno Savio. Buongiorno. Buongiorno. E quindi con la ventosa non è possibile attaccarlo? Sempre la stessa storia. L'aggeggio della macchina. Cioè, che problema c'è che si sposta questo? Sì. La pallina è troppo mobile? È troppo pallosa. È troppo pallosa. Comunque usciamo, mi metto il giubbino e andiamo via, dai. Buongiorno, finalmente l'aggeggio è messo al suo posto. Alla fine l'abbiamo messo nel radiatore. No, no, dentro il radiatore, attenzione. L'abbiamo messo incastrato nel radiatore. Nei radiatorini. Perché la ventosa non voleva collaborare, non so per quale motivo. Nel gesto di Savio, oggi fa freddo. Ci sono quanti gradi? Vediamo subito quanti gradi, Rossella. 6 gradi oggi. Beh, il fatto che c'è già il sole si dovrebbe riscaldare qualcosa, perché sicuramente, quasi sicuramente a Milano non ci sarà il sole, perché no, nei commenti ho letto che addirittura 0 gradi. Vabbè, Piemonte. Se vai sopra, se vai no, sopra. No, ecco, se è Polo Nord là. Mamma mia, come fate ad alzarvi dal letto? Cioè, no, non si può, è illegale in ogni regione d'Italia. No, rimanete a letto, per carità. Cioè, so che poi in certi... Per me è illegale alzarsi prima dei 20 gradi. No, per me è sotto legale, i 20 gradi. Per me è illegale proprio alzarsi l'inverno. Per me è illegale alzarsi. Esatto. Cioè, uno dovrebbe alzarsi, allora lo che dice lui. Non stavo dicendo. Cui, assolutamente la citazione di Condotta. Cioè, non vogliamo Daniele Condotta. A noi ci piace chiamarci Cui, quindi. Stavo dicendo, in certi periodi, tra l'altro, alla scuola viene chiusa. Perché non si può proprio andare. Tutto può freddo. Sì. Cioè, è brutto andare a scuola quando fa caldo. Chissà. No, i lavavetri. Madonna, che fa freddo. Mamma, ma che cazzo mi fa freddo. No, muovi nel lavavetri. Please, no clean. Please no clean. Ma perché lavano i vetri? Non lo so. C'è abbiamo i terci cristalli. No, buongiornissimo, no. Lavavetri. No, caffè. L'ha fatto. Qui in Puglia. Dai, ce l'hai 20 centesimi. Dici no. Daniele 15. Ma dai, sa, facciamo per favore. Aspetta, a parte che se... Vai, prendi la cosa piccola. Spiccioli qua, vedi che cosa c'è, da lì tutto. Tutto quello che hai. Ciao. Mamma, chiudi i finestrini, non è... Nonostante io ho detto di no, mi ha lavato i vetri, ha fatto scattare il verde, io sono passato in tempo. Mamma. Gli altri mi hanno bestemmiato. Cioè, agli altri è uscito rosso. Madonna. Malvagio. Madonna, amore, non mi hai dato il bacio del buongiorno. Però io ho dato bei soldi, l'ho dato. Amore, non mi hai dato il bacio del buongiorno, non i soldi. Dove si entra a McDonald's qui? Sì, là. Qua. Noi andiamo a McDonald's perché vogliamo aiutare le piccole industrie. Diamo una mano alle piccole industrie. No, comunque a parte gli scherzi, il McCafé di... o caffè, non lo so, di Barletta merita. Adesso parcheggiamo, c'è l'imbarazzo della scelta, sinceramente. È semplicissimo trovare parcheggio al Mac. Riusciremo a quest'ora poi. Ah no, stavo dicendo che non mi hai dato il bacio del buongiorno. Ma non te lo do mai il bacio del buongiorno. Ma che stai dicendo? È vero, dai. Dai, amore, non devi essere poco romantico. Cui. Andiamo, dai. Se vi ricordate, qua venimmo in pigiama. Se guardate il nostro video, siamo usciti in pigiama. Vlog. Sì, noi spesso vloghiamo qui. Perché quando facciamo naturalmente una colazione diversa, come parlo? Vlogghiamo. Paura. Oggi il mio braccio si sta congelando, quindi forse era meglio il bastone dei selfie per vloggare. Che buone. Davvero. Colazione pronta. No. La foto su Instagram, non ti permettere a toccare niente. Va bene. Ah.
tornata a casa e mi sono messa subito al lavoro per il prossimo video che andrà online oggi. Vabbè, sì, naturalmente voi lo vedete ieri, quindi è tutta una cosa inception. Comunque la yoga challenge finalmente, non vedevo l'ora di registrarla. Tra l'altro sì, siamo finiti quasi in ospedale, però è stata epica, cioè ci siamo divertiti un mondo. Adesso l'ho appena messa a caricare e manca 1 ora e 7 minuti. Perfect. Oggi pranzo super veloce, fast and furious, pesto alla genovese con, vi faccio vedere, le trofie, non sono trofie, come si chiamano? Oh, mamma, non so, stupida che non sono altra. Con, come si chiama questo formato di pasta? Si chiama pasta fresca, dai. Uffa, che palle, devo stendere i panni, uffa, che palle. Mi ha appena chiamato Savio, devo prendere l'auto e andarlo a prendere, quindi dai, andiamo, andiamo, andiamo! Là c'è una piccola bambina che gioca la campana. Fa davvero tantissima tenerezza vedere questi giochi di strada qui da noi, ancora utilizzati, con tutta la tecnologia che c'è. Però sai che hai cucinato? Ma dici che mi prende? Ormai prende, la posizione... Forse prende a me meglio. A me mi prende tanto. Tu pensa a guidare, pensa sì. A guidare. Allora, stavo dicendo, oggi faccio un passo molto fast and furious, cioè il pesto, delle trofie con il pesto, e poi ho preparato degli hamburger di pollo da mettere in padellina, tutti conditi. Hamburger di pollo? Sono buoni, sono buoni. Sicura? Sì. Secondo me sì. Perché c'ho fame morta. Se ti fanno schifo mangi l'insalata. Hai preso l'insalata? Sì, c'è l'insalata. Hai preso l'insalata? Ho preso la Coca-Cola. Ulla! Ulla là! Allora Twitchy, che ne pensi? La pasta col pesto? Sì, devi assaggiare, devi assaggiare e dirmi che ne pensi. Come se ci volesse chissà che cosa per fare la pasta col pesto. Twitchy? È un pesto nuovo, genovese è più buono. Madò, vedi come sta a pensare. Sì o no? Yes or no? La pasta, secondo me. La pasta è fresca. Sì, quindi è normale questa cottura. È normale che è gaddosa. Va bene. Mi fa schifo. Allora è buono. Ok. Andiamo. Ecco qui, sarà la volta buona. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Ti ricordi Rhythm Paradise? Faceva così. Cosa facevo? Chi lo sa? Se avessi in dono la magia. Magia, magia, no, magia. No, non ricordo. Non giocavi a Rhythm Paradise. Comunque, siamo andati a fare delle commissioni. Ho preso un po' di roba per fare il servizio del campionario Mio Re. E domani devo fare le foto natalizie. Andrò da Piro Fantasy. Non so se avete visto su Instagram la foto dell'orsacchione. Devo scattare qualche foto in stile fashion natalizio, quindi non vedo l'ora. Ormai questo è diventato un nuovo gesto oltre a paura. Ah, voglio farvi vedere Barletta. Qui è il blu. Il blu comanda, il blu regna. Guarda un po', sui balconi anche, questa cascata. Quello è privato, cioè. Però è bello, ha fatto una cosa davvero bella, Complimenti. E poi c'è Prisma, il negozio molto che io amo, adoro. Fa delle vetrine assurde, stupende. Rock, amore, rock, fai siamo rock. Siamo i Batussi, siamo i Batussi. Bellissimi negri. Quello più basso, quello più basso. È alto 2 metri. Ponzico. Ma quanto è razzista sta canzone? Para Ponzi Ponzi Po. No. Quanto è razzista sta canzone? Sì, però è bella. È bella perché è bella. E quelle facce sexy che fa? Fai le facce sexy. Vedilo. Con quel gesto strappato, guardatelo, tutto il suo stile. Dobbiamo uscire. Ci stanno aspettando i nostri amici. Vasco. Vasco? No, 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 un'altra, tipo Gabri. Gabri? Sì. Tu 16 anni ed io
adesso svegliati, non voglio perderti. Tuoi sorrisi adesso non nasconderli. Questa parte è censurata. Non ci sarà più Dio, perché ci sono io. Io sì, lo so. Tu non sei Gabri. Adesso smettila. Amo, dobbiamo uscire, è tardi. Sono fatta, si è fatta una certa, dobbiamo andare. Ah sì, serata ignorantissima oggi. Da veri pastori. Sì, pizza con salame. Buono, eh. Ti mangi. Voi? Beh, loro però salsiccia e norcia. Cioè, sì, voglio dire. Anche Sam pure. Ta-da! Presa. No. E le peruni, naturalmente, croccanti. Croccanti. Buona cena. Buona cena a tutti. Buona cena anche a te, folletto sale. A mastarde. Folletto sale. A mastarde. Mastarda, più tardi. Ah, penso la mostarda. Ignorante. Pensavo che volevi un po' di mostarda sulla pizza. Ah, che freddo. Abbiamo avuto la geniale idea di mettere un video. Una stufa video. Dai, un po' ci condiziona il cervello. Dove sei? Non ti vedo. Sono qua. Funziona? Una silhouette. Funziona. Sai, benissimo. Un po', un po'. Che calore. Ma potrei scherzare. Che devi fare il cammino? No, è una sensazione. Bugia, non riscaldarmi. Pensate voi le ragazze che... Ho un asso da una manica, cioè non l'ho fatto apposta, me lo sono portato per sbaglio prima che sono andato a fumare fuori. Grazie. Siamo andati a giocare a carte con degli amici. Ma hai ripreso, ma diciamo questa cosa? E Savio ha portato a casa l'asso. Ma perché? Perché sono un imbroglione, va bene? Perché sono un imbroglione! Ma con l'asso picozzo perdevi! Cioè uno si mette l'asso nella manica. Sì, sono passato a te, lo fatti perdere! Uno si mette l'asso nella manica per perdere. Cioè, non per lo farmi so. Perdere. Per farmi perdere. Sempre per barare. Sei proprio assurdo. Assurdo. Miri Nile. Oddio, mi sembra stranissimo. Ascolti anche tu le canzoni di Queen. Che bello. Quindi abbiamo una passione in comune. E chi non ascolta le canzoni di Queen? Finalmente una che le ascolta. Si vede che questa ragazza si sente sola. Ti adoro, Ross, la ragazza fantastica, per questo seguo sempre i tuoi video. Ti prego, salutami nel tuo vlog. Ciao Mary, un bacione a te, a Savio. Noi adesso andiamo a letto. Sì, ci vuole. Sì, ci vuole. Perché fa... E basta, amore, amore, ma ciui ciui. Una bella ciuor. Amore, sto cadendo. Una mia ciorna. La trocca. Toglie il ciui ciui di torno. Buonanotte a tutti. Un saluto festoso a tutti. Un bacio. Ciao. Un saluto pantelliano. Noi andiamo a letto. Accendo il pantella adesso. Il saluto pantelliano. Un saluto pantelliano a tutti. Mi hai cercato un occhio. Ah, vedi? È sbaciucchiato sulla faccia. Rossetto. Basta.